Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Agony. Torniamo in questo magico mondo di paura. Scherzo, in realtà non fa molta paura, però torniamo qui con questo bellissimo corpo. No, a parte gli scherzi, dove dobbiamo andare? Ah, eravamo arrivati al checkpoint praticamente. Mi sa, qua ci dovrebbe essere qualcosa. Ma com'è possibile che non ci sia niente? Prendiamo una torcia. Si può da qualche parte, c'è? Ah, mi sa che dobbiamo scendere. Ok, scendiamo. Se siamo obbligati. Buongiorno, signore. None of these things can move me. I know hundreds of torture methods. In my life, it was Bene, my sono passion. felice che tu ami molto le torture, ma io no. Andiamo avanti. Grazie. Ma che... Prendi per lasciare il tuo corpo. E dove vado? Forse di qua? Sta per finire il tempo, quindi bisogna che mi muovo. Questo? Non lo so. Ho fatto a caso, ragazzi. Non ne ho idea di cosa sto facendo. No, mi sa che in realtà non cambia nulla, sono sempre qui. Sta parte comunque è incasinata, io non la sto capendo molto, devo essere sincero, proprio non mi sto trovando. Forse devo andare di là. No, forse di qua. Forse, la butto lì, eh. Dobbiamo cercare di trovare il modo per andare avanti, di conseguenza. Immagino. Allora, per andare avanti di qua... Questo qui? Ok, forse abbiamo trovato dove dobbiamo andare, forse. Non so cosa stia accadendo, eh. Bello. Allora, mi sa che dobbiamo seguire la ragazza. Comunque, sta parte è veramente straincasinata. Oh, finalmente un po' di torcia. Ok. Ha salvato. Che è successo? Tipo che sembrava che stesse scureggiando. They'll fool you and then bam! You choke on your own blood. I wonder if they still have souls, like other beasts. Well, not all of them have a soul. Besides, can it be called a soul? They're animals, not people. Did you hear that? What? Someone must be here. Sì, ci sarei io. Comunque, è affascinante vedere come si assoggettino al sovrano che li spinge direttamente nell'abisso. Le sacerdotesse, istruite nell'arte dell'amore, nutrono i loro corpi di speranza fino all'ultimo istante e calpestano la fede nel momento meno opportuno delle loro brevi vite.
Molti di loro confidano in un destino migliore, fino alla fine, senza rendersi conto che sono morti nel momento stesso in cui hanno rivolto il loro sguardo a lei. Su queste fondamenta erigeremo il monumento più sontuoso. Sempre questo KN famosissimo ormai per le sue storie interessantissime. Allora, di qua ci dovrebbe essere della gente. Però volevo andare a vedere perché comunque c'erano dei collezionabili. Oh cavolo, mi è speso un colpo. E ok. Allora, centinaia di anime tormentate gridano dal cuore della foresta di fronte a me. Sopraffatti dalla follia, i figli dell'uomo vagano tra i rami di alberi viventi senza speranza, senza comprendere. Vedo figure demoniache nascoste tra le ombre degli alberi. Ci guardano, ci osservano segretamente per attaccare nel momento meno atteso. Ecco dove devo andare, lungo questa strada. Il Signore mi condurrà alla redenzione. La torre di pietra del culto delle meretrici si erge orgogliosamente sulle corone di alberi sofferenti. Questa è la meta del vostro vagabondare. Presto sì, il Signore cancellerà il dolore dei nostri cuori. Bene, allora, aspettiamo un attimo che si discosti il male. Ok. Possiamo andare avanti. Perché mi sbaglio sempre e metto sempre le indicazioni? Vabbè, lasciamo perdere. Mi sbaglio di continuo, di continuo. Che è successo? Non c'era un documento qui una volta? Di qua dove si va? Domanda. Chissà dove sto andando. Ah, mi sa che è una scorciatoia. Ma perché tipo ogni tanto ricomincio da capo? Domanda. Vorrei tanto capire il motivo. Ma non che stia capendo molto. Oh cazzo. Io gli volevo dar fuoco. Non si può. Per amicizia, ovviamente, ci mancherebbe. E mo? Ah, ci lascia andare. Ci lascia andare. Non me l'aspettavo. Comunque, seguire la sacerdotessa mi fa sentire l'onnipresente vicinanza della dea in tutto il corpo. Lungo la strada ho visto orde di genti che per stare con le sacerdotesse era disposta a saltare in un abisso senza fondo. Ora capisco perché la madre sfrutta i suoi sudditi per rafforzare il culto della dea. Gloria e potere appartengono a quelli più grandi di loro. Sempre KN, sempre lui. Ma che bel posto. Proprio dà un senso di felicità e voglia di vivere. Allora. Ciao, bello. Obiettivo aggiunto. Oh, nemico.
Ancora lei. Oh cavolo. Ma non c'era prima. Sono rimasto malissimo, non c'era prima. Ne sono sicuro. Sì, vabbè, però che cappero, dai. Cioè, veramente, mo. Pare un po' esagerato. Sì, vabbè. Sembra moristo. Che poi dov'è che posso andare adesso io? Perché non posso più andare avanti? Ci sarà un qualcosa, no? Niente. Sono spacciato per l'eternità. Dove posso andare? Non posso andare di qua. Eh beh, allora basta, sono morto. Che devo fare? Cioè, non c'è altro modo. Posso essere nemico? Magari. Ho capito, sono morto, dai. Ho capito. Cioè. Sì, mi impegnerò di più la prossima volta. Certo è, comunque, oh. A parte che era impossibile che non ti vedesse. Era impossibile, cioè, era tipo troppo vicino e... Soprattutto, boh, non capisco sta parte. Sì, vabbè, però ragazze... Siamo sinceri. Cioè, perché ricominciare da qua? Domanda, eh. Non ha senso. Non ha per niente senso. Abbastanza inguardabili i checkpoint, eh. Allora, qui c'è un nemico. È ok. Solo che non si cava da lì. E quello è il problema. Poi scende. Ma io non so una visuale un po' più... Boh, non capisco sta cosa delle visuali io. Allora, lancia, no? Visuale. No, non intendevo questa io. Visuale dell'anima. No, niente. E questo chi è? Ma raga, ma questo? Oh! Che sta accadendo? E te urli? Dovevo urlare io, non tu. Ma... Qualcuno ha una spiegazione a quello che è successo? Domanda? Io no. Io non ho nessuna spiegazione, comunque, anche se i nostri ricordi sono stati portati via, riusciamo a ricordare il suo volto. Sin dall'inizio la voce suadente della dea ci ha parlato dei nostri incubi, assicurandosi che non la potessimo dimenticare. Perché mai la sua immagine avvolge i resti dei vividi ricordi che abbiamo delle nostre vite? L'abbiamo già incontrata? E se è così, possiamo fidarci di questa, di quella cieca sensazione che ci spinge verso di lei? Non lo so. Però io so che dobbiamo scappare a più presto da questo posto maledetto.
Oh porcaccia! C'è il nemico dietro di me praticamente, pronto a darmelo nel culetto. Una cosa non mi piaceva assai. Purtroppo è stato un salvataggio, ma io non torno più indietro, ragazzi, ve lo dico. Allora, devo andare di là, vero? Infatti, come ti sbagli, come ti sbagli. Oh, ce la faccio? Ok. Ragazzi, ha salvato. Direi che possiamo fermarci qua al momento. È il punto perfetto. Noi ci becchiamo nel prossimo episodio. E niente. Ciao ragazzi, alla prossima.